ragazzi, prima di guardare questo video, lo sapete che ho aperto un terzo canale? Si chiama Sdeezer Games, quindi mi raccomando, ci ho appena pubblicato un video, andatelo a vedere. Forza, devi essere il primo a iscriverti. Sì. Ok, sei pronto? Sì, sono prontissimo. D'accordo, andiamo allora. Ok, perfetto. Allora, quindi mi hai detto che devo fare praticamente questo parkour, così che puoi, puoi vedere se sono migliorato con i miei poteri da ragno, giusto? Esattamente, sì. Ok, va bene. Allora ci provo e vediamo se riesco effettivamente a farcela. Quindi adesso devo utilizzare il... guardando un attimo, sì? Gli ostacoli, suppongo il filo ragnatela, giusto? Esattamente, bravissimo. Ok, quindi la lanci continuo e arrivi fino a lì. Ottimo, funziona, guarda, sto andando bene. Oh, sì. Stai andando alla grande, ottimo lavoro. Ci avevo letto, ok, ora ci riprovo. Quindi, devi prendere bene la mira, Sì, l'ho presa bene. Ok, ci sì, sei? La grande. Oddio, no. Vuoi una mano? Arrampicati, sì, arrampicati, puoi arrampicarti, tranquilla. Ah. Ecco fatto, bravissima. Adesso andiamo qua, uno, ecco fatto. Ok, okay. E poi dietro due, di te. Ecco fatto. E poi tre, ecco fatto. Ci sono, dai. Grandissimo, ti aspetto. Mi sono proprio dietro di te. Wow, bravissima, ok, perfetto. Ok, adesso ci riprovo. Oh, oddio, questo è altissimo. Attenzione a questo. Oh, ok, ci sono riuscito. E vai. Fantastico. Ottimo, mamma mia. Okay, adesso, beh, adesso devo semplicemente scalare. Le scale, sì. Ok, bene. Fatto. E ora cosa dovrei fare? Scusami, non ci sono più le scale. Beh, hai le zampette da ragno, no? Arrampicati lì e supera quella cascata di lava. Ok, va bene, ci provo. Quindi in teoria dovrei praticamente... Oh, funziona. Ok. Oh, mamma mia. Ok. Piano piano. Sì, ci sto andando molto piano. Ok. Mi infilo così, poi ho qua. Sopra, 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 sopra. Non vedo nulla, ecco fatto. Ok, sta funzionando, guarda, sta andando bene. Stai andando alla grande. Scusa, sono dietro di te. Giusto, hai ragione, hai ragione. Ok, continuo. Ecco fatto, oh mio Dio. Ragazzi, guardate, mi sto riuscendo. Ok, molto bene. E ora scendo da quasi? Qua. Sì, ci sono quasi, hai detto bene. Ecco fatto, ci sono riuscito. Opla. Ho fatto bene? Hai fatto alla grande, bravissimo. Oh, vai così. Ragnoso 5. Ok. Ragnoso 5. Chi salveresti in pericolo? Sì. Queste sono delle domande. Esattamente. Essere un supereroe non è soltanto saper scalare i muri di lava, ma anche avere una buona morale. Giusto, hai ragione. Quindi chi salveresti in pericolo? Salvare i civili o salvare il presidente? Beh, allora, se salvo i civili, dato che è plurale, in teoria dovrebbero essere di più. Il presidente è uno solo. Ovviamente il presidente, per quanto effettivamente può comandare la città, i civili sono chi salverei, secondo me. Oh, ho fatto esattamente bene! Esattamente, sì, vai. E poi il presidente ha le sue guardie del corpo, i civili non hanno nessuno a proteggerli, solo noi. Hai ragione, hai ragione. Allora, devi pulire le ragnatele? Oh, questa è una domanda più estetica, suppongo, sì o no? Beh, se non pulisco le ragnatele, diciamo che le potrebbero rimanere impigliate, insomma, in tutta la città e non va bene. Dovrei magari pulirle. Però tu mi hai raccontato che sono pure biodegradabili. Però, logicamente, se faccio un sacco di pasticci è giusto che comunque li pulisca. Quindi, suppongo che la risposta... Vediamo se la risposta è giusta. Sì, sì. Oh, l'ho fatta bene! Bravissimo! Stai andando benissimo! Grazie, sei mille. Bravo. Ok, adesso vediamo chi è la tua supereroina. La mia supereroina, Spider Girl o Spider Gwen? Beh, Spider Girl, per quanto effettivamente possa starci, non ha nulla a che vedere con Spider Gwen. Quindi sì, suppongo che Spider Gwen, sì, ok, la mia fidanzata, sì. Però dai, eri molto di parte, anzi eri totalmente di parte adesso. Non può vale essere, questa cosa, può dai. Essere. Ok. Andiamo, continuiamo. Di che colore è Goblin? Blu o verde? Ragazzi, voi scrivetemelo qua sotto nei commenti. Adesso in questo momento, prima che io appunto scelga la giusta risposta, è verde o blu Goblin? Beh, io lo so molto bene, anche perché l'ho visto da poco Spider-Man, e quindi credo di sapere di dov'è. Ovvero è verde. Ok, bravissimo, giusto, lo sapevo. Esatto. Ok, oh, ma mi sa che qua è successo un pasticcio. Ah, è successo qualcosa. Sì, l'acqua mi sa che ha toccato la lava. Vabbè, comunque. Ok, e ora che cacchio devo fare? Oh, sciabolette.
Beh, questa è una missione subacquea invece. Ai ragni non piace tantissimo l'acqua, però dobbiamo essere in grado di andare anche sott'acqua se vogliamo essere dei bravi eroi. Ho capito, va bene. Quindi... Però vista così mi piaci troppo. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Va bene, ok, piccola, andiamo. Che cosa dovrei fare quindi? Dovrei andare sott'acqua? Ma aspetta, ma... Sì, dobbiamo andare controcorrente per il momento. Oh, sciabolette. Certo, perché siamo debolissimi noi, ovviamente, andando con l'acqua. E quindi dobbiamo rinforzarci le nostre parti deboli. Ok, 3, 2, 1, vado! Oddio. Sono andati molto vicini questa volta. Hai ragione. Ok, ok, ok. Forse mi dovrei esercitare di più. Hai ragione. Con trattenere il fiato, sì. Sì, con trattenere il fiato. Hai ragione. Oh mio Dio. Ok, ok, ok. Cacchio, l'acqua proprio per noi ragni è proprio il veleno, vero, sciabolette? Già, è così, la nostra criptonite, se così vogliamo. Magari un giorno svilupperemo dei poteri che non ci daranno. Non dire queste cose, è DC quella roba. Ops, cacchio, spero noi che siamo ci, Marvel. Non ci licenzino. Sì, infatti, sì, è vero. Cacchio, comunque. Ah, sì, ragazzi, ok, andiamo avanti. Oh, che cos'è questa cosa? Oh mio Dio. Beh, questo qui è una robetta dove si suppone che debba correre molto velocemente per evitare il... Oh mio Dio! L'hai capito subito? Quanto dura? Dimmi che dura tanto! Oh! Il giusto! Oh, è giusto, vero? Ok, ci sono riuscito, sciabolette! Grande! Ok, un bacio! Due baci! No! Ma è una cosa un vale! Occhio per occhio, dente per dente! Scusa! Beh, sì, quando sei un eroe però devi prendere le giuste contromisure. Ah, sì, sì. Allora, comunque, vediamo. Cosa dovrei fare qua? Dovrei provare a non cadere... Ma cos'è quella cosa lì in fondo? È tutto scuro. È un baratro. È un baratro? Oh mio Dio! Quindi praticamente dovrei provare a andare lì in fondo senza cadere. Ok. Esattamente. Ci sono. È possibile questa cosa? Ne sono certo. Ok, allora ci provo. Ok, ragnatela quindi. No, ho sbagliato. Cacchio, ho sbagliato, hai ragione. Devo utilizzare il filo ragnatela, dico bene? Esattamente. Ok, il filo ragnatela. Onestamente non l'ho mai provata questa parte qui. Però... Come non l'hai mai provata? Ma scusa, se faccio così e mi arrampico? Beh, sì, potresti. Però non pot- no, però sarebbe ingiusto, dici? Magari. Sei un po'. Sì, un po' di imbroglio. Ok, hai ragione. Allora devo farlo bene. 3, 2, 1, via. Oh! 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 Ok, funziona. Funziona. È divertentissimo. Per arrivarci. Oh! Vai! Ti aspetto. Sono quasi. Grazie. In realtà mi hai aiutata. Come ti ho aiutato? Ah, vero, perché sì, non riuscivo a infilarti qua dentro. Ora te lo rompo, eh. Oddio. Ah, ti sei tirata via. Brava. Hai visto? Oh, sciabolette. Allora, vabbè, allora, facciamo una cosa, ok? Lasciando stare quello che è successo dentro l'acqua, ok? Perché dentro l'acqua io non ci sono riuscito. Ma sì, come la vedi, eh? Come sono andato bene? Come prova? Dai, piccolino, dai. Oh, che hai fatto? Mi hai dato un... Ma dai, non guardarmi in quel modo. Sei strana. Dai, stavo scherzando, sei stato bravissimo. 10 su 10. Olè, dai Roma. Ok, perfetto. Quindi, viva. Anzi, dai DLC. Cioè, dai DLC. Dai Marvel, voglio dire. Dai Marvel. Sì, sì. Ho storpiato il nome di DC, però lasciamo perdere. Allora, adesso, mamma mia, ti giuro. Aspetta un attimo che... Sto morendo di caldo, Gesù Santo. Mi ha fatto fare veramente una roba assurda. Ma siamo in un parco a tema adesso. Sì. Sto morendo sto morendo di caldo, mamma mia. Mi servirebbe proprio un bel bagnetto. Sai,
stessa cosa volevo proporti. Che potremmo cosa? Giocare il DLC, quello della piscina, e andare a fare un bagno in piscina. Giusto! Ok, non ho capito cosa intendi per DLC, però va bene, andiamo a fare un bagno in piscina. Dove si trova la piscina? Beh, potresti usare i sensi ragni per trovarla. Giusto, hai ragione. Allora vediamo. Oh, da questa parte. Vieni, sto sentendo un sacco di H2O proveniente da questa parte. Eccola qua la piscina. Aspetta, mi sa che però ce n'è una migliore qua dentro. Eh sì, qua c'è una... Ah, guarda, qua ci sono le piscinette. Eccola qua, la bella piscina. Guarda qua che bella piscina che c'è. Ah, è proprio carina. Oh, dai, allora, io mi faccio il bagno così, appunto mi bagno tutta quanta la tuta. Ah, io no, io invece ho ancora tutta la tuta umidiccia da prima e non voglio infilarmi di nuovo in acqua con questa. Vado a svestirmi un po'. Ma te la bagni, sei sicura? Sì, no, non voglio bagnarmi. Ah, ok, va bene. Ma che strana. Ok, beh, allora noi divertiamoci, ragazzi. Ok, filo ragnatela. Wow, oh, banzai. Ok, sto scendo. Sì, esci pure. Esci. Wow. Aspetta, ma non lo sapevo che il tuo costume potesse diventare anche un costume per il mare. Sì, a questa modalità. Oddio, che figata questa cosa. Ma pure io lo voglio così. Noi lo possiamo far modificare per renderlo anche piscina friendly. E beh, e come mai ti sei tenuta però i guanti? Sembri Topolino. Cioè, in un barco a tema e mi piace Topolino. Ah, ho capito. Ci sta. Ma ti sei tenuta pure la maschera? Quando prima magari tipo non la tenevi. Quella per forza potrebbero arrivare i cattivi. Splash. Oddio, potrebbero arrivare i cattivi e mi possono vedere senza maschera. Non sia mai. Sai che ti dico? Ti sfido una sfida. Ovvero, vediamo se riesci a fare il salto più bello con la ragnatela in piscina. Va bene? Oui. Aia, ok, prima di tutto dobbiamo arrampicarci qua sopra. Ecco, fatto, brava. Ok. Oddio, ma sei un sacco sexy così, mamma mia. Ok, va bene, dai, vai, buttati. D'accordo, vado. Yeah. Hai visto? Filo. L'ho fatto più lungo. Ah, è vero, accidenti. Dai, riprovaci, vediamo se ci riesci. Va bene, ok, questa volta non sbaglio. Ok, vediamo. Eccomi. Vediamo, provaci. Beh, non è stato per niente divertente, adesso dovrò farlo anche io. No, dai, che cavolo fai? Oh, Gesù. Ok, vai, provaci, vediamo un attimo. Uno, due e tre. Oh, beh, io adesso vado proprio a filo, eh. Uno, due e... No! Aspetta, vengo a prenderti. Oh no, aiuto. Poverino, mi servirebbe proprio una respirazione bocca a bocca. Oh cielo, meno male che sono previsto il pronto soccorso. Oh, meno male. Vabbè, la maschera è un po' strano. Sì, è veramente un po' strano. Il maschera è strano con la maschera. Oddio, vieni qua, Marmoselle. Ok, va bene. Credo che ci siamo abbastanza divertiti. Aspetta, però non ancora, perché voglio che mettiamo le ragnatele in tutta la piscina. Oddio, guarda, la sto riempiendo con tutte le ragnatele. Oddio, ma si tocca. Oddio, guarda, dentro l'acqua non resistono, per questo siamo ragni idrofobi. Ma guarda, oltraggio! Oltraggio, cosa sta succedendo qua dentro? Cosa? Oddio, ci sono dei poliziotti. Salve, signor poliziotti. Non si può stare qua. No. Cosa accade? No, diteci no, pure, no. C'è qualche emergenza? Parco chiuso. Non si può fare questa cosa. Andiamo in carcere. Cosa? Ma siamo i vostri amichevoli Spider-Man di quartiere. Non potete portarci in carcere. Sì, io sono Babbo Natale. Dai, andiamo. Signor poliziotto, no, in realtà veramente noi siamo Spider-Man, dovrebbe avere un occhio di riguardo verso i nostri confronti. Avete comunque infranto una regola, andiamo. Ma signor va bene, andiamo. Ma potrei almeno cambiarmi prima. Ma signorina, esatto, in costume, cioè io devo dire non si fa. Ah, ecco, meno male. Vai a rivestirti, cara, vai. Oh mio Dio. Ehi, questo me lo di a me. Ma non la guardi mentre si spogli. Ah.
E vabbè, io ho bisogno del cloro, ecco, come prova. Eh? Ok, ok, ora possiamo ritornare. Sono terribilmente in imbarazzo adesso. Sì, vero, pure io. Ok, va bene, andiamo. Oh, che giornata difficile. Però provate ad usare le vostre ragnatele. No, non lo facciamo. Però noi siamo dei supereroi. Dovrebbe avere un occhio di riguardo verso i nostri confronti. Dovrebbe trattarci in maniera diversa. E quindi potete infrangere la legge? No. Ma non stavamo infrangendo la legge. Stavamo controllando parco il chiuso. Parco. Parco chiuso. Ah, oh, Gesù santo. Legge infranta. Molto bene. Siamo... La vostra ora è arrivata. Ma mi scusi, ma tu non sei in cella veramente? Ma nella ma noi siamo Spider-Man, non potete metterci in cella. Ma invece sì che possiamo. Ma magari è... state andando nella parte dei cattivi, visto che avete infranto una regola. Ma che parte dei cattivi? Cosa? Non si permette minimamente di dire una cosa del genere. Avete infranto una regola. E allora? Quindi non va bene. No, va bene così questa cosa. Dovrò dirla al comune. Ma al comune? E si è pure messa a fischiare, tra l'altro. Gesù santo. Vabbè, allora cara, vieni accidenti, qua. Accidenti, possiamo solo riposarci adesso. È vero. Oh, Gesù. Che scatole. E chi... aspetta, ma non ci hanno detto qua fin quando dobbiamo stare qua dentro. Non lo so, immagino almeno fino a domani. Fino a domani? Per sempre. Cosa? Già. Riposati. Svegliatevi. Cosa? Che accade? Eh? Allora, è notte fonda. Sì, infatti. Che cos'era? Pure, prego. Ah, possiamo uscire? Ci sto rilassando. Prego. Ah, grazie. Va bene, grazie. Buonanotte. Mille per il vostro servizio. Ah, sciabolette. Non ci voglio credere. Cioè, ci hanno fatto stare tipo quasi tutta la giornata lì. Potevo fare altro. Ci hanno fatto rimanere tutta quanta la giornata lì. Non credi che, tipo, non lo so, abbiano esagerato loro? Secondo me non ci hanno trattato bene. Ma no, tesoro, il fatto è che neanche noi siamo al di sopra della legge. Hanno ragione, quel posto era chiuso. E poi abbiamo riempito di ragnatele. Non è stato carino da parte nostra. Non stanno facendo il loro lavoro. Che cosa? Ma di che stai parlando? Ma non è assolutamente giusta questa cosa che sta accadendo e che è accaduta. Secondo me dovrebbero un attimo darci più conto e farci, insomma, infrangere le leggi in base a diversi criteri. Infrangere le leggi? No, se noi... Ma non sarebbe giusto, noi puniamo chi infrange la legge, non possiamo essere al di sopra. Ah, oh, sciabolette, hai ragione. Però è anche vero che comunque ci hanno... Cioè, io volevo andarmene in piscina con te e loro non ci hanno fatto... Ma come hanno fatto? Cioè, avrà chiamato il custode che magari ha visto tipo delle presenze all'interno della sua... Può essere. Senti, devi fare attenzione comunque, non vorrei che, come ha detto il poliziotto... Per questa faccenda dovessi passare dalla parte dei cattivi. No, ma non di sicuro no. Però, senti, ritorniamo un attimo a casa nostra, che ne dici? Sì, va bene. Ecco, oh, sciabolette. Eccola lì, sta sopra l'ufficio. Dai, andiamo. Sono dietro di te. Non ci voglio credere. Hop. No, cavolo. Guarda, sono così stanco perché mi hanno svegliato mentre facevi il riposino. Adesso mi sento stanchissimo. Eccoci qua, ritornati a casa. Eccoci. Dove sei? Dai, vieni. Sotto l'edificio, arrivo. Dai, forza, eccoti qua. Un altro, ecco, dai, ti prendo. Opla. Oh, dai che ci sei riuscito, ecco fatto. Ok, bene. Allora, ok. Vediamo se ci stanno crimini adesso in questo momento. No, sembrerebbe di no. Va bene, in questo caso io allora torno a riposarmi. Sì, anche io ritorno a riposare. Andiamo da questa parte. Coccoliamoci. Sì. Ecco, molto bene. Buonanotte. Vuoi passare dalla parte dei cattivi? Vuoi passare dalla parte dei cattivi? Ma che cazzo? Ma lo senti pure tu? Vieni dalla parte dei cattivi. Adesso. Oh, svegliati, lo senti quello che sta dicendo sto tipo? Cosa? Sento, dobbiamo combattere il crimine? No, c'è un tizio che mi sta sussurrando in testa.
Cosa? Che ti sto dicendo? Ti aspetto al mare. Non lo senti? Lo sento solo io. Sì, io non lo sento. Oh mio Dio, mi ha detto che devo andare al mare. Forse sta accadendo qualcosa, devo assolutamente andare. Non lo so, lo sento nella mia testa, Ma potrebbe essere pericoloso. Lo so, però devo scoprire chi cavolo è questo tizio. Mi raccomando ragazzi, per altri nostri video cliccate questi altri video che sono appena comparsi. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Ciao.